come vede, cosa ne pensa di questa collaborazione con la Federazione Italiana Football Sala, cosa rappresenta anche per i ragazzi? Allora, per noi è stata indispensabile, perché è un'ottima organizzazione. Il fatto che ci siano degli arbitri professionisti è importantissimo, perché i ragazzi così non osano dire niente e i risultati sono sempre accettabili. E per i ragazzi poi comunque è una grande opportunità, perché sappiamo che spesso ce ne abbiamo vari dei nostri ragazzi che poi hanno cominciato a giocare nella vostra federazione. Quindi è soddisfatta dell'evento, di come è stato organizzato, della risposta anche dei ragazzi? Sì, i ragazzi rispondono sempre in massa, cioè noi abbiamo veramente una partecipazione totale quasi, e specialmente quello che ci sorprende è il femminile. Quest'anno abbiamo 8 squadre femminili e loro sono molto contenti, aspettano tutto l'anno questa manifestazione. Poi, siccome sanno che potrebbe esserci l'opportunità di andare a giocare anche nelle squadre football sala, la giocano con grande impegno. Sono maggiormente motivati. Sì. E il football sala come sport, cosa ne pensa? Beh, è una bella opportunità, perché tutto l'anno possono sempre giocare al coperto, è poco conosciuto e quindi tutto sommato per i ragazzi invece così è un'opportunità per conoscere uno sport che forse è meno praticato rispetto al calcio a 11 che loro conoscono di più. Grazie.